Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e benvenuti alla 19ª puntata di Pallavolè. Buonasera ai tre ospiti che ho con me. Partiamo dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Felicissimo, gongoli per il doppio successo tra calcio a 5 e pallavolo, un trionfo. Ne parleremo dopo, però sei contento, si vede. Assolutamente. E allora, è contento anche di tornare a Pineto dopo un anno di assenza per cause di forza maggiore, inevitabilmente. Daniele Rovinelli, che è il futuro allenatore, diciamo futuro e passato, allenatore dell'Abba Pineto Volley. Buonasera Daniele. Buonasera, buonasera a voi tutti. E grazie di essere qui presente. Grazie a voi. Però, se mi permettete, il dulcis in fundo ci vuole inevitabilmente. Chiudiamo in bellezza, perché è una bella ragazza e si tratta di Beatrice Meniconi, e soprattutto perché dobbiamo parlare bene e tanto dell'Altino Tenaglia, che affronterà in gara 2 domenica prossima alle 18.30 al Valle Anzuca di Francavilla la formazione del Volta Mantovana, che però ha vinto gara 1 per 3-2, ma insomma si può battere la squadra virgiliana anche con un bel 3-1-3-0. Di questo parleremo con Beatrice. E poi abbiamo uno specialone, veramente così devo definirlo, dedicato alla finale per la promozione dalla Serie C femminile alla B2 tra Montesilvano e la formazione del Cepagatti, a cui vanno subito i miei complimenti. Comincio con la squadra perdente, perché ha reso stupenda una partita impensabile. Poi ne parleremo col sindaco, anzi fra pochissimo, perché io ho due titoli che vanno subito evidenziati. Innanzitutto a presentare l'Altino, perché spero che ti piaccia, Beatrice. Altino, che sia la volta, riferito alla volta mantovana, buona. Non è un punto interrogativo, è proprio un punto esclamativo. Che sia, quindi c'è anche la volontà, non è una domanda. Il cuore ce lo dice, parola di Beatrice. Te lo dice il cuore, Beatrice? Ce lo dice. Fino all'ultima palla ce lo dice il cuore, assolutamente. Brava, ti vogliamo e vi vogliamo così, come dicono i tifosi. C'è un titolo anche per le altre due squadre finaliste della Serie C femminile, c'è Pagatti, tosto da matti, veramente complimenti alla squadra di Chiavaroli. Per quanto riguarda il resto, ma Montesilvano ha la B2 in mano. I complimenti a Cepagatti, ma il titolo va di campione naturalmente regionale, va al Montesilvano. Complimenti davvero. Allora, ripartiamo subito dal sindaco, dopo i titoli, con un po' di immagini curate con molta attenzione da Carlo e Fabio Di Blasio, che io ringrazio. Ce ne saranno naturalmente a volontà per il Montesilvano, soprattutto nello speciale che vedremo dopo. Ma naturalmente gli applausi tanti vanno al Cepagatti, e io ringrazio anche Gianluca Mantini, che ha fatto la telecronaca e ha cercato di essere il più possibile imparziale durante la telecronaca, durante la partita. Poi in coda, insomma, c'è un po' di cuore montesilvanese, perché peschiamo dai giocatori oppure dirigenti del luogo. Per cui, insomma, ci può stare, quindi sarà comprensibile quello che è stato. Allora, ripartiamo dal sindaco Ottavio De Martinis, però apro e chiudo una parentesi, perché di questo parleremo dopo. A proposito di Altino, Beatrice, te l'ho detto a microfono spento, diamo già la notizia, stiamo facendo di tutto e lo faremo, andremo fino in fondo, perché venga trasmessa la diretta sul canale appunto di TV6, canale 14, ed è una bellissima notizia. Tutto questo in diretta domenica prossima alle 18.30, quindi sul canale di TV6, canale 14, con replica, peraltro sempre integrale, il giorno dopo quasi integrale, vedremo un po', dipenderà dalla lunghezza della partita, alle ore 21, sempre sullo stesso canale, quello appunto di TV6, canale 14, la gara verrà replicata. Bene, allora, di questo parleremo dopo. Dicevamo, ripartiamo dal sindaco. Sindaco, intanto non si può dire che porti male, porti bene per lo sport sicuramente. Due successi clamorosi in pochissime ore, beh, insomma, certamente lo scudetto è qualcosa di straordinario, ma il Montesilvano femminile ci ha abituato a questi titoli. È il terzo titolo che porta alla firma del Montesilvano, che va ricordato storicamente, non eri allora sindaco, è l'unica squadra, resta l'unica squadra d'Italia ad aver vinto la Coppa dei Campioni con il presidente Iervolino, eccetera, eccetera.
Ottavio. Sì, sì, intanto vi ringrazio per avermi invitato a questa trasmissione che mi consente di manifestare tutta la mia gioia per una settimana, quella passata, che ha visto appunto Montesilvano protagonista nel campo del calcio a 5 femminile, ma anche della pallavolo, con due importanti successi. Il Montesilvano, come dicevi, ha riportato lo scudetto qui in città. Se non erro, il Montesilvano è l'unica squadra che ha vinto due volte lo scudetto, e questa dice lunga su quanto, insomma, la soddisfazione sia ancora maggiore. Faccio i complimenti alle ragazze, alle meravigliose ragazze che peraltro erano sotto i due reti e hanno ribaltato il risultato durante, insomma, una gara avvincente. Stessa cosa è successa con tanti problemi, Ottavio, questo lo ricordo io velocemente, poi torneremo naturalmente alla pallavolo. Noi seguiamo anche il calcio a 5 con molta dedizione e affetto. La squadra di Gonzalo Sant'Angelo che aveva perso il papà poche ore prima, quindi è stata una situazione straziante in partenza. Tutto contro avevano le nostre ragazze, eppure hanno messo l'anima, il cuore e anche di più contro uno squadrone che era un gran completo, contrariamente a Montesilvano che era priva, ricordo, non solo della Manieri, Jessica Manieri, ma anche della Amparo proprio negli ultimi momenti. Chiusa questa parentesi, torniamo alla festa che stiamo vedendo, perché stiamo vedendo le immagini adesso di questo successo per 3-2 contro il Cepagatti, che non ha mollato nulla fino all'ultimo respiro, avendo perso al tiebreak 16-14, l'ha ricordato subito. Sì, sì, ci sei anche tu comunque, visto? Sì, sì, ho visto. Io ho assistito a tutta la gara, ho tifato le ragazze sugli spalti, e la partita, in realtà questa partita è completamente diversa da quella del calcio a 5 femminile. Beh, certo. Perché noi siamo andati sul 2-0, sembrava la partita, sembrava oramai cosa fatta, invece il Cepagatti ha venduto a cara la pelle, perché ha recuperato, è arrivato sul due pari. Poi fortunatamente le nostre ragazze hanno cacciato tutto quello che avevano e hanno portato a casa un risultato che è meraviglioso, perché voglio sottolinearlo, Montesilvano ha una tradizione per quello riguarda la pallavolo, e ci tenevamo tanto affinché, insomma, in qualche modo si potesse tornare ai fasti di tanti anni fa, quando sugli spalti, insomma, tutti i montesilvanesi tifavano le squadre di Montesilvano, e le ragazze hanno compiuto questa impresa. Siamo felicissimi per loro, alle quali faccio infiniti complimenti, ma anche per la società, una società che peraltro da quest'anno ha la famiglia di Cosimo, insomma, che supporta e ha dato il nome alla società, e che negli anni ha fatto tanto, non soltanto da un punto di vista sportivo, con i ragazzi del territorio. È stata una partita vincente, bellissima, e faccio i complimenti anch'io alle ragazze dei Cepagatti, l'ho fatto a fine gara, perché hanno reso una partita davvero avvincente e davvero bella. E quando ci sono partite del genere, al di là di chi vince, poi vince lo sport, e quindi per me è veramente tanta roba. Io negli anni Montesilvano sta dimostrando di essere un'ottima piazza, di poter regalare tanto, e noi come amministrazione faremo di tutto per supportare lo sport cittadino, che lo voglio sottolineare, da tanto in termini sportivi, e non soltanto per quello che riguarda i risultati, ma anche da un punto di vista del turismo, perché Montesilvano negli ultimi anni è sempre più sede di manifestazioni importanti. Quello non può che essere un elemento su cui investire, e noi lo faremo sempre di più. Stai parlando da politico, da tifoso o da potenziale allenatore della squadra dei B2 al posto di Achini? No, allora lascio la panchina a Gianluca, che ha lavorato benissimo, anzi complimenti vivissimi a lui. Io mi cimenterò, come dicevo, da politico e anche da appassionato di sport, per far sì che non soltanto loro, ma tutto lo sport cittadino abbia quello che merita. Da tifoso sarò sempre sugli spalti a tifare Montesilvano, da grande tifoso oltretutto. Sì, Montesilvano ha tante potenzialità al di là delle battute. Prima abbiamo visto inquadrata la famiglia di Ruscio, dove ci sono le gemelline, non so se le hai notate, le riccioline, che sono due scatenate in mezzo al campo, ma io le conosco da tanti anni. E papà Fausto, ottimo martello, bisogna ricordare, eccolo qua con la maglia rossa. Da un papà del genere potevano che uscirci, con tutto il rispetto per la signora, ma io mi ricordo lui come compagno di squadra addirittura.
è molto più bravo di me, lui, e le due sorelle, Michele e Martina, sono veramente bravissime, oltretutto hanno trascinato la squadra e sono state determinanti proprio con la loro esperienza nelle battute finali di un'azione che rivedremo poi nello speciale, che non finiva mai. C'era anche un po' di batticuore anche da parte tua, Sindaco? Assolutamente, ho detto, sono stato con tanta passione, ma soprattutto con tanta ansia in tribuna a tifare. Effettivamente è stata una partita combattutissima ed è vero che tutte sono state bravissime, ma va sottolineata la prova delle gemelle di Ruscio, che sono state fantastiche, veramente fantastiche, non hanno sbagliato un colpo, e al di là poi della grinta che hanno trasmesso anche alle compagne, davvero è encomiabile. Speriamo insomma che questo sia l'inizio di un percorso che possa mantenere intanto Montesilvano in Serie B, ma perché no? A noi piace sognare, magari ragionando e lavorando tutti insieme, pensare anche a traguardi più importanti. Noi ci teniamo, ma la città ci tiene, e come dicevo, la città ha una grande tradizione, quindi ci auguriamo che si possa ottenere sempre di più e sempre meglio, sempre con un occhio rivolto a quello che dicevo prima, comunque non soltanto agli risultati sportivi, ma anche agli effetti benefici che lo sport ha sul territorio. Quindi c'è una serie di componenti per le quali noi saremo sempre al fianco della Certias Bolle di Montesilvano. Si è visto anche dalla voglia del pubblico di partecipare, al di là del fatto che fosse o meno una finale, però è stata una bella soddisfazione vedere tanto pubblico calorosissimo, non ce n'era bisogno con la temperatura che c'era, però insomma ci vuole anche questo. Siamo sì, poi Sergio, se mi consenti, va ricordato che la partita è in concomitanza con la partita dell'Italia, degli europei, quindi quel pubblico ha un valore ancora più superiore, insomma, ecco, perché tanti erano coloro che magari, tentati dalla nazionale italiana, che peraltro ci sta facendo sognare, avrebbero gradito vedere la partita, ma invece si sono portati al palazzetto, al Palasenna, e insieme alle ragazze hanno vissuto questa giornata indimenticabile. Senti, ti do 10 secondi per un saluto invece al tuo collega avversario, Sindaco di Cepagatti, perché ha onorato veramente questa finale. Peccato davvero, sì, perché io ho detto nell'intervista che sentirete che avrebbero meritato tutte e due di salire in B2. Assolutamente, l'ho detto prima, lo sottolineo, la partita è stata bellissima, è stata vincente non soltanto per il nostro Montesilvano, ma anche perché dall'altra parte c'era una squadra molto forte che avrebbe ugualmente meritato insomma la stessa fortuna. E faccio un saluto al sindaco, ma anche alla società del Cepagatti, augurando anche a loro di raggiungere magari il prossimo anno questo bel traguardo. Con un ottimo allenatore, tra l'altro. E allora, grazie al sindaco Ottavio De Martinis. Grazie a voi. Ci vediamo perché so che sei impegnato, e noi ci trasferiamo a Pineto, dove c'è Daniele Rovinelli, e anche lui ha determinate esigenze, però lo accontentiamo subito. Allora, Daniele, bentornato intanto in Abruzzo. Grazie. A Pineto. Tu sei di Fano, ricordo bene? Sì, sì, giusto. Di Fano, che è una bellissima città sul mare. Per quanto riguarda questo contatto, che cosa è stato, come è stato rigenerato, diciamo, da Forese e Company? Come vi siete risentiti e tornata la voglia di riabbracciarvi? Dai. Il contatto in realtà non è mai stato interrotto. Noi ci siamo sempre sentiti anche durante l'anno. Abbiamo sempre mantenuto vivo, diciamo così, il rapporto, se non altro per una forte amicizia che è nata tra noi fin da subito, fondamentalmente, perché insomma la mia permanenza a Pineto è relativamente breve, sono rimasto un mese e mezzo, poco più, quindi il fatto che sia nato questo, diciamo così, rapporto di amicizia vuol dire insomma che ci sono delle buone basi, ecco, dai. Quindi sono rimasti rapporti eccellenti, ma anche con la stampa, perché sembra una persona molto garbata, come Gianni Rosichini che ti ha preceduto e che colgo l'occasione per salutare con molto piacere. Certo, certo, assolutamente sì. Un ottimo collega, sì, in tutti i sensi, bravo anche in mezzo al campo, e si è visto. Ti aspetta, caro Daniele, un compito piuttosto arduo, perché uno, il presidente Guido Abbondanza ha detto: voglio vincere il campionato quest'anno assolutamente in modo perentorio e definitivo, cioè l'anno scorso dice sì, ci piacerebbe arrivare, e in effetti le consegne sono state poi rispettate.
Per quanto riguarda il prossimo anno sarà dura, dura, perché se dovessero capitarne quelle del sud, tra virgolette, sarebbe difficile davvero affrontarle. Ci sono delle squadre, squadroni, come mi viene in mente il Palmi, Aversa, e si stanno rafforzando, eccetera. Qual è il tuo pensiero e soprattutto cosa hai potuto promettere a bassa voce, così non ti sentiva nessuno, al presidente Guido Abbondanza? Allora, primo, io sono abbastanza abituato, nel senso che quando fai l'allenatore di qualsiasi sport sai benissimo che ti devi rapportare con la volontà, diciamo così, dei presidenti, che io non ho mai incontrato un presidente che voleva perdere, quindi cioè, da quel punto di vista lì non c'è nessun problema, è tutto normale. So benissimo che la società tutta, non solo Guido Abbondanza, ma la società tutta ha grandi ambizioni, e questa cosa qui è assolutamente stimolante per me. Cioè, io vivo di queste emozioni, faccio questo mestiere semplicemente perché ricercare, diciamo così, il risultato, o meglio, più che il risultato, l'eccellenza è qualcosa che mi dà enorme soddisfazione. Quindi il fatto che di fianco a me ci sia una società che ha, diciamo così, la mia stessa visione, per me va benissimo. Sono contento di questo, è uno stimolo in più a misurarsi, diciamo così. Per quanto riguarda invece il discorso campionato, come dicevo prima, io non ho mai incontrato presidenti che vogliono perdere, quindi anche questa cosa qui è abbastanza naturale. Io in questo momento, ad esempio, ho 5-6 squadre in mente del girone sud che vogliono vincere il campionato. Certo. Ma ce ne sono altrettante nel girone nord, non è che sono di meno. Quindi voglio dire, alla fin dei conti, che fai l'uno, che fai l'altro, cambia poco. L'unica cosa che rimane è che a vincere il campionato è uno solo, in pratica, e quindi è molto molto complicato, quello sì. Sì, io ho citato Palmi Aversa, tra l'altro sono un paio di ex che militeranno nella squadra campana, bravissimi tra, peraltro. È vero, è vero. Sì, e io credo che poi ci sono anche Lecce, non so, Tuscania, che potrebbe essere incluso nello stesso girone. Assolutamente. Catania è una bella squadra. Insomma, ci sarà da lottare fino in fondo. Io credo che la difficoltà maggiore per te, Daniele, correggimi se sbaglio, sarà quella di assemblare un gruppo, diciamo così, completamente disomogeneo, nel senso che l'anno scorso nessuno ha giocato al Pineto, chi viene da una parte, chi dall'altra, quindi dare continuità è molto più semplice rispetto a quello che ti aspetta nelle prossime tornate, insomma. Sì, questo è vero, era un obiettivo societario quello di mantenere il più possibile l'ossatura, diciamo così, della squadra dell'anno passato. Esatto. Purtroppo le cose non sono andate come la società voleva, e i giocatori hanno deciso di intraprendere altre strade, giustamente per la loro visione, diciamo così, e questo in qualche modo ci ha posto di fronte all'esigenza di ricostruire tutta la squadra da zero. L'unico che rimane è Mattia Catone, che è pinetese puro, e poi tutto il resto è tutto nuovo, e quindi starà a noi riuscire a amalgamarci il più in fretta possibile, perché le squadre avversarie non è che ti danno il tempo di sistemarti, per dirti vabbè dai, questa la giochiamo con più calma, non è così, e quindi il nostro problema sarà quello, soprattutto nella prima parte della preparazione e il primo periodo di campionato. Il nostro obiettivo sarà proprio quello di riuscire a trovare i giusti meccanismi. Esatto, un'operazione piuttosto complessa, però sei un allenatore esperto e molto duttile, per cui secondo me riuscirai nell'impresa. Lo spero vivamente. Te lo auguro, soprattutto grazie, ti seguirò, vi seguiremo, quindi saremo presenti a tempo pieno praticamente. E per quanto riguarda l'Ortona, apro e chiudo una parentesi qui velocissima, poi ti farò due domande e poi sarai libero. Non ho notizie nuove, fresche, perché stiamo tutti aspettando una conferenza stampa di questo nuovo gruppo che affiancherà la ex, chiamiamola così, Sieco Service, e da un momento all'altro aspettiamo con molta ansia, però sappiamo che sono stati redatti degli atti notarili di accordo tra le due parti, per cui è una cosa molto importante e soprattutto con determinate ambizioni.
Questo è quanto ci perviene, l'abbiamo detto più volte, poi i dettagli saranno chiariti in una possibile conferenza stampa. Occhio al marketing di un gruppo che tiene anche all'immagine moltissimo. Va bene, tante novità, speriamo nella prossima puntata, che sarà l'ultima, inevitabilmente siamo stanchi anche noi, ne dovremo assolutamente parlare. Allora, dico un po' di nomi, Daniele. Pesare, che viene proprio dall'Impavida, adesso colgo al volo l'opportunità di collegare le cose, che è uno dei due liberi, l'altro è Giuliani, che viene da un ambiente particolarmente, diciamo, di qualità come quello di Ravenna. Leoni è stato presentato in queste ore come palleggiatore, l'alternativa naturalmente Mattia Catone, che hai citato poco fa e che salutiamo. Al centro tre nuovi pezzi: Calonico, che non ha bisogno di presentazioni, l'abbiamo già detto, Persoglia, che viene dal Taranto, Montanaro, un prodotto locale molto interessante, questo te lo segnalo anch'io perché l'ho apprezzato molto quando era ancora più ragazzo, ma resta sempre molto giovane. Link è l'opposto. L'altro opposto è arrivato proprio in queste ore, proprio di oggi, Alessandro Di Castri, che viene dal Lucera, serie B, sì, diceva bene, dalla serie B, però è un ragazzo molto interessante, piccolino, di soli 2,02, quindi complimenti anche a lui. Poi il martello di sabato è stato presentato nei giorni scorsi, niente male. Si parlava anche di Leonardo Fantauzzo, Siena, ex Lago Negro, ma sembra che sia saltata questa trattativa proprio in queste ore. Ho lasciato per ultimo Bertoli. Ecco, riparto da Bertoli, l'ultima domanda che ti faccio è questa. Avere un certo Matteo Bertoli in squadra significa avere anche inevitabilmente delle ambizioni. Credo che abbia firmato un biennale pure, se non vado errato. Allora, Bertoli, a parte la firma, che è una garanzia del papà, Bazzucca eccetera, però insomma lui, non è Bazzucca, scusa, ho detto una sciocchezza, Bertoli... No, è mano di pietra. Mano di pietra, esatto, stavo parlando, pensando a Cantagalli che purtroppo non c'è più, credo che sia Reggio Emilia, con la Conad, sì. Esatto, e quindi ho collegato le due cose, tutti grandissimi giocatori. Allora, una squadra così, con Bertoli eccetera, non può che essere una squadra competitiva? Ma lo sarà assolutamente, cioè, l'obiettivo è quello di essere competitivi su tutti i fronti, cioè, abbiamo competizioni da affrontare e lo faremo con il massimo delle nostre capacità e col massimo delle nostre energie. Il roster che stiamo cercando di completare, diciamo così, e spero che la cosa, insomma, vada a buon fine a breve, è proprio pensato con l'idea di avere alternative e pensato con l'idea che la competizione anche interna sia stimolante. Certo. Cioè, noi abbiamo, diciamo così, puntato molto sull'avere la possibilità, diciamo così, di scelta. Poi sarà un problema dell'allenatore, quello un problema suo, poi appena lo vedo glielo dico. Io penso che se in settimana, se in palestra si è competitivi, poi lo si è anche durante la partita, e questo secondo me è quello che forse ci darà una mano a combattere, perché di questo si tratta, contro le corazzate del campionato, perché tu ne hai citata una su tutte, ad esempio Aversa ha fatto investimenti folli per questa categoria, quindi di concorrenza ce n'è tanta, ma noi pensiamo di esserci strutturati in maniera adeguata. Bene, ti ringrazio Daniele, ti lascio libero perché hai da fare. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a te. Se posso, un in bocca al lupo per la prossima partita. Per Latino, ovviamente. Certo, per Beatrice. Beatrice, rispondi. Grazie. Bocca al lupo. Crepi lupo. Anche la nostra pallavolè, che arriverà all'ultima puntata mercoledì prossimo. Per questa stagione, poi appuntamento in autunno quando ci rivedremo in campo sicuramente, ma anche in televisione. Speriamo in presenza, Daniele. Bene, grazie a Daniele Rovinelli. Grazie a voi, Beatrice. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie, grazie ancora. Beatrice, prima della pubblicità, abbiamo giusto un minuto, vediamoci insieme il quadro del risultato, che è quello, eccolo qua, c'è il 27 giugno è la prossima partita, finale gara 2, ma il risultato finale di gara 1 è questo che vediamo qui, purtroppo 3-2 o per fortuna, dipende dai punti di vista, 25-22 parziali, 17-25, 25-21, 23-25, avete recuperato due volte, poi stavate praticamente stravincendo il quinto set, 15-12 è andato a finire, ahimè, oppure per fortuna. Sai perché ho detto per fortuna? Se sei d'accordo mi dici di sì o no e poi andiamo alla pubblicità, perché il tuo presidente ha detto: ma
Chissà, forse sai, vincendo 3-2 le ragazze si sarebbero un po' rilassate dal primo set. La pensi come il presidente Papa o no? Probabilmente sì, si può pensare sotto questo punto di vista, sono d'accordo. Bene, Papa, insomma, hai condizionato anche la nostra Beatrice Meniconi, dall'Abruzzo alle Marche, dalle Marche all'Umbria, perché la tua è una bellissima città, lo voglio dire prima della pubblicità, Bastia, mi hai detto, giusto? Sì. Bastia Umbra. Bastia Umbra. C'è una zona tra l'altro legata anche un po' ai mangimi, sbaglio? Beh, Bastia no, è più verso Città di Castello, legata ai mangimi, queste cose così. Però sì, vabbè, per l'Umbria Fiere comunque è una città molto conosciuta. Sì, ho detto questo per camuffare un po' quello che invece è il pregio maggiore di una regione, che è una regione non solo di tanto verde ma anche di tantissima arte, perché le città medievali dell'Umbria sono fantastiche. Non a caso il famoso Don Matteo è stato girato prima a Gubbio, poi a Spoleto, eccetera. Sono tutte deliziose. Fra qualche istante riprenderemo con te per quanto riguarda la seconda parte. Via, pubblicità. Bene, eccoci di nuovo con Beatrice Meniconi dopo la pubblicità. Tanto equilibrio tra le due squadre della Volta Mantovana e l'Altino, anche le cifre ci confermano tutto questo. Altino con 9 battute errate, 5 le locali, 5 ace per l'Altino, 6 per Mantova, ricezione 57-35 Altino, 61-37 il Volta Mantovana, attacco 35-36 loro, muri un po' meglio l'Altino, 11 muri vincenti contro 8. Molto bene il quartetto composto da Sofia Tosi, 15 punti, Chiara Boninsegna 17, 14 Cristina Coppi, ma soprattutto Sofia Ferrarini con 4 muri vincenti, 18 punti complessivi, la bellezza di un percentuale dell'81 in attacco, ben 13 punti su 16 attacchi, pazzesco. E la Longobardi invece, parliamo naturalmente dell'Altino, Marica 18 punti con un 72%, in attacco, 2 muri vincenti, tu Beatrice Meniconi 8 punti con 2 S, nessuna battuta sbagliata, questo è un dato positivo, 57-22 in ricezione, niente male, 29 l'attacco, ma tu puoi fare anche meglio, un muro vincente, la capitana Martina Spicocchi 11 punti, 31% in attacco, 2 muri vincenti, ottima la prestazione di Asia Zincone, abbiamo detto che porta bene venire qui, 18 punti per lei, un ace, nessuna battuta errata, 57% in attacco con 12 su 21 attacchi, ben 5 muri vincenti, quindi farai un'ottima partita anche tu Beatrice, perché sei stata ospite nostra nella puntata che precede il turno successivo. Benissimo come sempre Alessia Mastrini, 59-44, Francesca Saveriano 4 punti con un ace, 2 attacchi su 4, un muro vincente e infine Monica Lestini 17 punti, 57-38 ricezione, 31% in attacco. Fra un attimo ascolteremo il tuo mister a fine gara e presidente Papa, che erano più tranquilli di quello che tu possa immaginare. Vi è andata bene, non so, io mi sarei un po' arrabbiato di più, va bene, ma è giusto per ricaricarvi. E a proposito di carica, Beatrice, è una squadra, la nostra, ci metto anche il sottoscritto perché ormai è tutta una famiglia, una squadra che ha dimostrato sempre molto carattere, come dicevamo, gruppo e così via. Questo me lo confermi tu pure sicuramente, perché si vede dall'alto delle gradinate e in mezzo al campo trasmettete questa sensazione sempre. Sì, siamo una squadra molto unita, si è creato un gruppo bellissimo e quindi ecco, riusciamo a trasmetterlo proprio perché veramente stiamo bene insieme in qualsiasi occasione, sia fuori che dentro al campo. Questo vi potrebbe aiutare tantissimo nei momenti di difficoltà di una partita che voi dovete giocare con una concentrazione speciale. Avete questa vostra abitudine di concentrarvi nelle partite che contano, questo l'ho notato, perché quando si trattava di vincere l'avete fatto. Quindi mi aspetto da voi di nuovo un atteggiamento del genere. Anche tu ti aspetti dalle tue compagne e da te stessa la stessa cosa, giusto? Sì, assolutamente, l'atteggiamento sarà quello giusto sicuramente, e come lo abbiamo messo in tutte le partite che abbiamo affrontato, quindi già con questo atteggiamento riusciremo a portare a casa il risultato e cercare di giocare al meglio, insomma.
Prima di esaminare più nel dettaglio i particolari della gara a Mantova, quali sono secondo te le risorse migliori della formazione che affronterete al Valle Anzuca? Cosa temete di più? L'attacco, le battute, il muro? Sinceramente io non temo niente, non temo niente perché la partita è stata giocata e fino all'ultimo set, all'ultima palla, quindi da temere non c'è niente, è da giocarsela. Sei proprio convinta e determinata. Sì, assolutamente, è da giocarsela fino all'ultimo punto, divertendoci, perché questa è la cosa migliore, quindi godersela poi porta a giocare con tranquillità. Io ricordo intanto l'appuntamento in diretta, quindi è inutile andare al Valle Anzuca se non si è prenotato il posto, perché ormai è tutto esaurito, quindi non conviene andare, ma seguire TV6, canale 14, che trasmetterà in diretta l'intera gara dell'Altino contro il Volta Mantovana. Quanto può incidere, Beatrice, la serenità, la voglia di starvi vicine fino in fondo da parte di una società che è una piccola famiglia, ma che si fa sentire come? Cioè meglio, fa sentire il suo calore, il suo trasporto, la sua immensa passione. Sì, è una piccola ma grande famiglia, perché ecco, veramente si fanno sentire anche da casa. Già che ci hanno mandato la scorsa partita, ci hanno mandato i video, ci tifavano lì ad Altino tutte le persone, quindi domenica sarà ancora più caloroso questo affetto, e proprio perché saranno dal vivo, anche se purtroppo con una minima capienza, però sappiamo che ci sono veramente con il cuore e ci seguono fino alla fine. Sarebbe bello poterlo fare proprio nel borgo appunto di Altino, perché è molto grazioso e ci sarebbe una partecipazione di tutta la cittadinanza. Ci avete mai pensato? Sì, sì. Sarebbe molto bello ora giocando a Francavilla. No, perché questo distacco chilometrico insomma pesa chiaramente un po' alla identità, diciamo, locale, territoriale di Altino, che è una bella comunità che vi ha seguiti fino a che non siete andati poi a Francavilla. Tu non c'eri, però al Pala Silvestrina era un'autentica bolgia, questo te lo garantisco io, che non ci sentivo nelle orecchie per 2 giorni consecutivi quando tornavo a casa. Va bene, allora, visto che abbiamo citato il presidente Papa, ma anche il tuo allenatore Luca D'Amico, ascoltiamo tutte e due nell'ordine. Prima il mister al microfono di Ivano Donatelli, che ringrazio anche per la sua splendida cortesia, e poi il presidente Papa, tutte e due uno dietro l'altro, sono veramente pochissime battute, però concentratissime, erano tutte e due sereni. Vai. Siamo a Volta Mantovana, un 3-2 che sa di amaro o di dolce? Guarda, sa di dolce, nel senso che stavo appena rivedendo i dati e fondamentalmente abbiamo fatto esattamente la stessa partita. Loro sono state più brave di noi a sbagliare meno e secondo me l'abbiamo persa sui particolari, che purtroppo non abbiamo avuto il tempo di allenare essendo arrivato io un po' in ritardo. Diciamo che non era neanche semplice giocare in questa palestra con pochi punti di riferimento, però non è stato neanche semplice recuperare il 2-1 di svantaggio. Certo, siamo stati molto bravi, ti dico la verità, riaprire la partita, essere sull'11-6 del quinto set è stato già un grande risultato. Purtroppo poi siamo incastrati un pochino con qualche errore di troppo, loro sono state più ciniche e ovviamente hanno vinto. Abbiamo fatto una grande partita su un campo tosto contro una grande squadra. E c'è il rammarico del quinto set, perché sull'11-6 potevamo fare qualcosina in più, però purtroppo loro sono venute fuori, ci hanno messo in difficoltà in battuta e abbiamo perso il quinto set. Però nulla è perduto. No, assolutamente, anzi potevamo vincerla, non l'abbiamo vinta, abbiamo portato a casa un punto che potrebbe essere utile. Sono due squadre che stasera abbiamo visto una bella pallavolo, se ne sono date entrambe le squadre. Quindi, e sicuramente anche domenica prossima vedremo una bella partita. Assolutamente, sono due squadre che si equivalgono, quindi risultato aperto. Bene, fai tu la giornalista, come giudichi queste due... questi due interventi?
Beatrice, sono stati bellissimi questi due interventi. Com'è? Sono stati bellissimi questi due interventi, sono d'accordo su ciò che è stato detto. E quindi domenica ce la metteremo tutto per portare a casa il risultato. Sono rasserenanti tutti e due. Tieni presente che era a fine gara, quindi ci è voluto un fegato così per mantenersi calmi e tranquilli e sereni e trasmettervi questo bel messaggio che giustamente hai sottolineato tu. Sì, sì, hanno trovato la giusta chiave, diciamo, perché comunque la partita è stata giocata, ci sono state delle piccole sbavature che sono successe e che domenica magari non succederanno. Hai usato una bella definizione, la giusta chiave, soprattutto a parte Papa che conosciamo a memoria, ma soprattutto il mister, perché quanto è importante la gestione sul piano morale, umano, psicologico, chiamalo come ti pare, di un allenatore nei confronti delle ragazze che stanno vivendo un periodo difficilissimo ed esaltante nello stesso tempo, proprio perché c'è un traguardo da raggiungere. No, molto molto, diciamo che Luca riesce a gestirci tutte in una maniera ottimale e quindi ogni volta che andiamo all'allenamento siamo sempre propositive, quindi ogni allenamento stiamo lì sul pezzo proprio per arrivare all'obiettivo. Prima di passare all'analisi e di andare su un altro argomento di una gara comunque combattuta, difficile e bella, quale veramente potrebbe essere l'elemento su cui poter fondare la speranza di vincere questa partita? Non 3-2 ma 3-1, 3-0 secondo te? Ma l'elemento non saprei, ma comunque la forza di squadra è... giocare di squadra è l'elemento forse fondamentale più di tutti, perché se veramente giochiamo unite insieme allora riusciremo a portare a casa il risultato. Ti posso dare io un suggerimento? Vincere il primo set. Sì. Quanto potrebbe essere importante vincere il primo set, mi ripeto. Sì, assolutamente, come il primo, come il secondo e come il terzo. Certo. Questo lo sappiamo anche noi, però il primo set potrebbe essere veramente trascinante, trainante, perché significherebbe darvi subito un'iniezione, come si dice, di fiducia. Sì, sì, poi giocare in casa con il pubblico farà sicuramente un altro effetto. Bene, Beatrice, adesso vediamo meglio da vicino l'analisi di questa partita di gara 1 su terra lombarda, una partita difficilissima contro un ottimo avversario degno di voi e di questa finalissima. Su questo siamo tutti e due d'accordo, giusto? Sì. Sì, sì, è stato... Beh, diciamo, non era facile fare un 3-2 da loro, lo sapevamo e ci siamo riusciti e questo devo dire che faccio i complimenti a noi. Ovviamente c'è il rammarico dell'ultimo set, lo sappiamo tutti, ma dovremmo ripartire da lì per riuscire a non far succedere di nuovo questa cosa. Quindi ormai questa partita è stata archiviata e pensiamo a domenica. Fisicamente è recuperato del tutto, visto che ha avuto diversi acciacchi quest'anno? Ancora non del tutto, però ancora, nel senso, siamo alla fine, stringiamo i denti e manca, è l'ultima settimana di allenamenti, però la giocherò, spero di giocarla al meglio domenica e godermi la vittoria. Di questo gruppo si parla sempre molto bene proprio per l'affiatamento, è proprio così? Ce lo confermi anche tu in diretta? Sì, è un bellissimo gruppo. Cioè ci siamo veramente trovate tutte quante dall'inizio e quindi se lo merita veramente. Può essere questa l'arma vincente, l'arma giusta? Anche, potrebbe essere quel piccolo particolare che potrà sbloccarci. Ricordo che bisogna vincere 3-1, 3-0 per essere promossi direttamente, il 3-2 non basterebbe vincendo 3-2, naturalmente se si perdesse sarebbe finita la questione, lo diamo per scontato, avete già perso lì, però vincendo 3-2 si andrebbe al cosiddetto golden set, cioè fino a 15 si arriva, chi vince quel set è promosso in serie A2.
Voi naturalmente non vorrete mica arrivarci, no? Assolutamente no. Anche perché Papa lo voglio vivo per il prossimo anno, quindi. No, assolutamente no. La finiremo prima. Ci sarà un po' di pubblico, questo è importante perché quest'anno avete avuto la, tra virgolette, la sfortuna di non avere proprio mai sostegno, e una squadra che è al primo posto, che punta a vincere, ne ha tanto bisogno, Dio sa quanto. Questo sarà fondamentale, la prima volta in casa che giochiamo con il pubblico, sarà bellissimo, emozionante, e infatti non vediamo l'ora che arrivi domenica per vedere tutti i nostri parenti, amici, tutte le persone che ci hanno seguito da casa, vederle proprio con noi. Pubblico. Anche se... cosa? No, vai, anche se? No, dico, anche se la capienza purtroppo è ridotta, sappiamo che tutte le altre persone che non potranno venire ci seguiranno da casa. Bene, possono seguirci, lo dico l'ultima volta, anche sul canale 14, quindi TV6, in diretta, perché vi daremo questa bella notizia, ve la diamo, ve la confermiamo, e con replica alle 21 del lunedì successivo. Telecronaca di Ivano Donatelli, che ringrazio ancora. Beatrice, l'ultimo saluto lo fai tu prima di questo finalone, è un auto in bocca al lupo a te, alla tua squadra, al Presidente Papa, a tutto l'ambiente, ma a tutta la regione che è al vostro fianco. Vi vogliono veramente bene tutti. Sì, assolutamente. Quindi in bocca al lupo a noi. Certo. e niente, ce la metteremo tutta. Forza Altino. Bene, io ringrazio Beatrice Meniconi e vi ricordo anche di non andare al palazzetto se non avete la prenotazione, perché sono tutti esauriti i posti. E per quanto riguarda invece lo speciale, mentre saluto ancora Beatrice, la ringrazio di cuore, come ringrazio tutta la società, sempre molto disponibile, Presidente Papa. Vediamoci il quadro intanto dei risultati, semifinale e finale, velocissimamente. In semifinale per la promozione in Serie B2 femminile, il Cepagatti ha battuto il Nereto per 3-0, ecco qua vediamo, e il Montesilvano aveva battuto la Danunziana per 3-1, che questa è una partita serratissima, così come la finalissima vinta per 3-2 dal Montesilvano su Cepagatti, con il tiebreak vinto 16-14. Gli altri 7 a 16 per il Montesilvano, poi a 19, 2-0 per il Montesilvano, che poi ha perso però il terzo e quarto set a 16-19, con gli stessi parziali praticamente. 16-14 quello finale. Migliore realizzatrice, almeno sono i dati miei, 25 punti Michela Di Ruscio, seguita dalla gemella Martina con 18 punti. Io porto 14 Valone, poi ci può stare anche qualche errore, ma siamo lì. Per quanto riguarda i Cepagatti, 20 Ranalli e 17 punti per la D'Angelo. 15 per Morabini e 10 punti per la Caramanica. È proprio tutto, io vi saluto qua, mi congedo da voi, vi do appuntamento all'ultima puntata di mercoledì 30 di giugno e speriamo bene per l'Altino, perché siamo veramente impegnati a 360 gradi. Adesso questo speciale, ringrazio Gianluca Mantini, dedicato al successo e alla promozione del Montesilvano in B2, a spese del ottimo Cepagatti. Ringrazio anche Carlo e Fabio Di Blasio, un lungo speciale con cui ci congediamo da voi. Grazie e buonasera. Qua, pronti a seguire la fase finale del match, Di Giacomo, grande battuta, bella recensione, ora prova l'attacco, al numero 6, grande difesa ora, il capitano per la Di Ruscio, attacco, difende anche il Cepagatti, in qualche modo, al numero 6, riesce a prendere Di Giacomo, alza per Corin, attacco, difende, ora riattacca, grande difesa, butta dall'altra parte in qualche modo Di Ruscio, un altro attacco in fast, grande il capitano Di Ruscio, riattacca dall'altra parte, grande difesa, attacco, riesce a difendere in qualche modo, allora Corin per la Di Ruscio, attacco e vince la Gedeas, e si va in Serie B, e si va in Serie B, si vince con le mani e con i denti, uno dei migliori finali di questa stagione, da 2-0 a due pari, e poi 16-14, un applauso a tutte e due le squadre, ma soprattutto ai ragazzi del mister Iachini, che portano a casa la vittoria qui al Palasenna di Città di Montesilvano.
Silvano che è salito in Serie B2. È stato a un certo punto quasi un incubo per te, che dal 2-0 sembrava tutto così semplice, la partita poi è cambiata radicalmente. Si è complicata abbastanza, diciamo che loro hanno cominciato a fare il loro gioco, che è un gioco che a noi ci è indigesto, e poi a quel punto è diventata un altro tipo di partita. Anche perché avete giocato ieri una bellissima riposo, partita, e quindi insomma diciamo che erano anche un po' stanche le ragazze. Sì, anche perché adesso sinceramente nelle ultime fasi ho voluto pure togliere un po' di pressione alle più giovani, e quindi abbiamo inquadrato quel sestetto. Non è che avessi tanti cambi a disposizione, anche se poi alla fine il cambio ha fatto quella differenza con la battuta e due difese. È stata una cosa incredibile che poi alla fine ci ha dato ragione. Difficile fare nomi, ma una delle due terribili gemelle le abbiamo vista proprio poco fa. Michele e Martina, oltre 40 punti insieme, una famiglia veramente straordinaria. Guarda, io ti dico quello che penso e che pensavo già da tempo. Meglio averle che non averle, perché sono grintose, sono rompiscatole, però ti fa elevare. Trascinatrici, non a caso gli ultimi due punti l'hanno fatto loro. Ti fa elevare un po' tutta la mentalità del gruppo, e questa è una cosa che io questo avevo chiesto 2 anni fa, e quello lo stanno dando. Poi il risultato è sempre un dettaglio, che stanno anche gli avversari, a cui voglio fare i miei più grandi complimenti, sia l'Annunziana ieri che loro oggi. Hanno veramente onorato la pallavolo abruzzese, che è quella la cosa più importante. Sono d'accordo con te, una bellissima pallavolo per come un campionato in C femminile. Sì, è vero, perché secondo me c'è qualità nei programmi, nelle situazioni, c'è poi chi schiera più giovani, meno giovani, chi fa metà e metà come noi. Però diciamo che tutto è valido, il movimento c'è, oggi finalmente siamo state con un po' di gente, speriamo. Si è fatta sentire come? Si doveva far sentire. Complimenti. Bene. E una domanda a te personale, resterà in B2, mi sembra ovvio. Sì, se no qua ti confermo io. Qua la prima cosa dovrei parlare con la mia famiglia, però io devo dire oggi. Non cerchiamo sbuco. Però posso dire, vorrei che qui si creasse uno staff tecnico che mi possa dare una mano, perché secondo me i lupi solitari non vanno da nessuna parte. L'ho sempre sistemato, l'ho sempre sostenuto, e un giorno lo vorrei fare, un bel team di allenatori. Come Dio comanda. In Serie B2 ci va il Montesilvano contro un eccellente Cepagatti, che cede soltanto i vantaggi al tie break dopo che era stato sotto 2-0. La squadra di mister Stefano Chiavaroli merita tutti i complimenti, da 2-0 a 2-2 con comunque parziali tutti netti su entrambi i fronti, ma alla fine il tie break non poteva che finire 16-14. Sì, mi dispiace, complimenti a loro, non lo so, adesso sinceramente sto dispiaciuto. Il tuo avversario, collega, grazie. Iachini, glieli ricambio, sicuramente è una anche la ragazza, la capitana Bevilacqua, anche l'altra capitana vostra, D'Angelo, che è stata un'autentica trascinatrice. Sì. Bravissime tutte le tue ragazze, inutile fare dei nomi, se mi permette un'eccezione per Silvia Ranalli, che ha un'intelligenza speculativa quando gioca straordinaria, ragazza esperta, sì, che ragiona ogni volta che ha la palla buona, ma è tutta una squadra che non ha mollato di un centimetro anche sotto di 2-0. Sì, eravamo un po' più squadra forse rispetto a loro, ma alla fine un po' la fortuna, un po' la cattiveria, non lo so, non so cosa ci è mancato. Signora, perdere 16-14 era meglio perdere 3-0, guarda, piuttosto che 3-2, però fa esperienza anche questo. Io non posso che complimentarmi con loro che hanno vinto, fagli un grosso in bocca al lupo, e anche a noi magari per l'anno prossimo, magari ci riproveremo l'anno prossimo. Tanta amarezza sicuramente, però se ti avessero detto all'inizio di questo campionato arriverete in finale contro il Montesilvano e perderete in questa maniera, non ci avresti creduto neanche tu. Sicuramente non ci avrei creduto, proprio visto l'inizio del nostro campionato, nel senso che non sapevo, noi siamo una neopromossa, quindi non sapevo che tipo di campionato aspettarmi. Però sinceramente durante il campionato poi mi aspettavo di arrivare alla fine contro il Montesilvano.
e speravo di arrivare con loro, sinceramente. Stefano, quindi... io ti rinnovo veramente i complimenti, perché sono... la partita non ha mai annoiato, anche se era interminabile, mi avete procurato un sacco di problemi perché è quasi mezzanotte. Comunque, a parte le battute, è durata due ore e mezza spaccate, eccetera, però è stato veramente un piacere e avete onorato la Volo Abruzzese tutte e due, veramente con pari merito. Io di più, avreste meritato di salire tutte e due. Tutte e due, sono d'accordo. Io l'ultima cosa che ci tengo a dire è che ringrazio dalla prima all'ultima ragazza che ha giocato nella mia squadra, anche quelle che oggi non c'erano, e gli voglio bene a tutte. Quindi... beh, è bello quello che dici, io faccio complimenti. Si è creato veramente un gruppo dove c'è stato rispetto dalla prima all'ultima partita, allenamento. Bello quello che dici, perché... e lo sport quest'anno soprattutto è anche questo, quindi... certo, è raro che un allenatore dica certe cose delle sue ragazze. Sì. Ti faccio complimenti e soprattutto intanto ti auguro di essere riconfermato con tutto il gruppo che, come hai detto tu, ha un gran bel gioco di squadra e si è visto. Grazie. E poi una squadra che ha tanto carattere, non si è mai arresa, sì, fino alla fine. E aggiungo che sono tutte ragazze che sanno giocare a pallavolo e sanno di pallavolo, quindi è stato un piacere allenarle. Diciamo così, chiudiamo insieme Serie B2, arrivederci al prossimo anno. Arrivederci al prossimo anno, speriamo. Grazie. Palleggiatrice e capitana Lorenza Bevilacqua, bravissima. Grazie. Tutte brave, voi e Cepagatti. Brave, anche l'altra squadra bravissime. Difficile la partita, ma ci siamo divertite tanto, tanto, tanto. Sofferto, ma abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta. Avete giocato anche una bella pallavolo. Grazie, non è facile, con l'adrenalina che sale, restare lucidi non è facile, però se siamo in finale, insomma, un motivo c'è, quindi ce lo siamo meritato tutto. Angelo, che è un tir col rimorchio perché ha travolto tutti con quei pallonetti, vogliamo mandare un bel saluto. Assolutamente, un grandissimo saluto, con tutto il rispetto, insomma, che possiamo provare verso tutta l'altra squadra e anche al capitano Lisa. Brave ragazze, brave. L'altra capitana, Lisa D'Angelo, complimenti dalla tua, grazie, avversaria Lorenza Bevilacqua, complimenti alla tua squadra, a te. Grazie. Ho detto che sei un tir col rimorchio che ha travolto tutto, ma con l'intelligenza dei tuoi pallonetti li hanno messi in grave difficoltà. Veramente da capitana, devi essere orgogliosa di essere la capitana di questa squadra. Sì, sicuramente, quest'anno noi non ci aspettavamo sicuramente di arrivare qui nella finale, di giocarcela così bene, soprattutto visto come era iniziata la partita, siamo riusciti un pochettino a rimetterci in partita, però evidentemente loro avevano un pochettino più di voglia di vincere rispetto a noi alla fine. Complimenti vivissimi a tutte quante, sono state veramente veramente bravissime, è stato molto difficile. Forse un po' più di esperienza e di determinazione, e poi le conosci le di Ruscio, sono terribili. Sì, sì, sicuramente. Al opportuno hanno fatto la differenza. Sicuramente, certo. Sicuramente più esperienza rispetto a noi, in tutta la squadra forse una o due persone avevano fatto qualche finale, quindi è vero, questo si è visto, ma si è visto anche tanto carattere. Avete una bellissima base su cui poter, grazie, lavorare per il futuro. Grazie mille. Presidente Fabio Di Camillo, una finale indimenticabile, 3-2 infinito. No, è stata una degna finale che ha rispettato, direi, i valori espressi dalla regular season. Se la sono giocate le due squadre che avevano concluso la stagione regolare al primo posto, ed è stato equilibrio fino alla fine. Bel segnale per l'Abruzzo. Sì, soprattutto il pubblico, avete visto, pubblico veramente che aveva voglia, forza di tornare nei palasport a vedere uno spettacolo del genere. Veramente siamo soddisfatti, semifinali e finali molto interessanti. Tanta qualità per la Serie C. Sì, per la Serie C sicuramente, per la Serie B da vedere. Il programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.